Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio del Sabato Random. Come al solito ragazzi vi ricordo che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale per i video. Per cui se questo episodio dovesse piacervi ragazzi non dimenticatevi mi raccomando di spolliciare. Ebbene, come ho detto quando ragazzi ho giocato a Power Wash Simulator immaginavo che il gioco su cui avrei fatto il nuovo video per il Sabato Random sarebbe comunque sbucato dal Game Pass, perché infatti Goat Simulator ragazzi è incluso nel Game Pass. Arrivo, lo so perfettamente, tipo 300 anni in ritardo, perché questo gioco ormai io penso sia uscito tipo comunque da un'eternità. Però come sempre Giochirina non si smentisce, arriva in ritardo perché a me non piace portare le tendenze quando vanno forte. E quindi eccoci appunto qua ragazzi su Goat Simulator. Io non ho la minima idea, cioè quello che principalmente so di questo gioco è che è un gioco completamente random, appunto, nel senso che principalmente vestiremo i panni di una simpaticissima capretta. Però bando alle ciance, direi di non perdere tempo e di andare a cominciare. Ed eccoci qua, signore e signori. Perché deve avere per forza la linguazza di fuori? Non lo so. Vabbè, fatto sta che evidentemente le prime cose che ci faranno fare saranno cose molto simili, tipo saltare oltre un ostacolo. Opla! E vai! Cioè, wow, ragazzi! Cioè, wow! Ti senti proprio forte! Ma mi danno anche dei punti! Ma che top! Abbiamo guadagnato già 10 punti, signore e signori. Bailam, sai che cosa fare? Sinceramente, no. Non so cosa dovrei fare. Qua ci sono delle altre simpatiche caprette. Ah ok, non è morta. Già mi stava più a male sinceramente. Però sai cosa fare? No. Oddio. Ok, ho premuto E a caso e ha fatto una leccata. Perché? Perché? Qualcuno mi spieghi perché mi ero attaccata a non so cosa di quell'uomo. Io non la voglio sapere. È rimasto talmente traumatizzato ragazzi che ha preferito nascondersi fra i rami di un albero per il resto della sua vita. Che trafficata la zona ragazzi, direi di fare attenzione. Ok, possiamo anche correre. Che bello. Se dovessi voler distruggere... Non c'è neanche un tasto per incornare. Basta semplicemente andare addosso agli oggetti. Ma è una cosa spettacolare questo. È meraviglioso. Posso distruggere qualsiasi cosa. Posso far volare via le auto. Evidentemente quest'auto ha qualcosa di diverso dall'auto rosa, perché rosa mi fa talmente schifo che è stata proprio una cosa viscerale, capito? E poi ci riproviamo, niente. La nostra amata capretta sulle auto bianche non funziona, probabilmente la sua criptonite. No, tra l'altro stavo ridendo un attimo fa, anche guardando in lontananza... due tipi che se la ballano. Ciao ragazzi, che fate? Mi unisco alla festa? Che dite? La lingua, la lingua. No, vabbè. R per utilizzare. Che cosa significherebbe uno? E due, la tipa un attimo fa era sconvolta, in preda ad un esaurimento nervoso. Adesso si è tranquillamente rimessa a ballare, come se non avessi catturato per l'eternità il suo caro compagno. Ma utilizzare che significa precisamente? Ah, forse uno di sti oggetti. Posso usare la bicicletta? Ma anche mentre mi porto appresso questo... Oh, perché ti unisci alla festa? Nessuno ti ha chiamato, sparisci. Zia, guarda, lo lascio andare. Caccia? What the fuck? Ho completato un obiettivo così senza manco saperlo. E niente, sconvolto, poverino. C'è una tanica di benzina qua, ragazzi. Ma io... ci avete da guardare? Oh! E via dalle palle, non vedete che ho da fare? Intanto continuo a ballare mentre corre. No! Niente, questi ci hanno voglia di far festa oggi. Va bene ragazzi, vi... Che cazzo è successo? Ah!
Sono rimasta qua, io voglio esplorare il mondo. E tu verrai con me. No, adesso te ne devi andare. Non ti voglio più. Non ti voglio più, staccati, mamma mia. No, io ho visto, ragazzi, qua c'è un fuoco d'artificio. Me devi lasciare in pace, in che lingua te lo dovi? Via dalle palle. Oh, questo lo posso usare. Credendo a quello che vedo. Ma cioè, ho completato diversi obiettivi riguardo altezza di volo. Non pensavo che le capre potessero volare. Invece è possibile, signore e signori. Oh, ma soltanto... Ok. Ciao ragazzi, che state facendo qua? Ma di che state parlando? Adesso io distruggerò il vostro... Oh. Sì, ma vi dovete sta calmi. No, mi fa ridere che in un attimo è il delirio e l'attimo dopo è tutto già a posto e normale. Te, qualche problema? Allora, vediamo un po'. No, non mi di che qua prendiamo il volo di nuovo. Non mi di, prendiamo il volo? Ma qua c'è un mega scivolo. Io ci voglio andare. Alzati capretta, andiamo a vedere. Ma che figata andare sullo scivolo con la capretta. Whee! Vediamo un po', ragazzi. Pronti? Via! Guarda, mamma. Oh, putu. Aio. Ma sono la capra di Altair. Posso correre sui muri. Ma è una cosa magnifica questa. Wow. Qua continuiamo a scoprire abilità, ragazzi. Fuori dal normale. Una cosa fantastica. Opla. Aspetta. Voglio riprendere il volo. Questa cosa è troppo divertente. Io voglio salire sulla gru. Ouch. Voglio salire sulla gru. Tipo now. Quindi vediamo di trovare un modo per salire. Permesso, scusate. Spacco un bottuto. Salve, mi scusi. Il modo per salire, guardi, lei mi farà da guida. Venga con me. Allora, questa cosa è un po' equivoca. Quindi lascio perdere, lo lascio andare e lo riacchiappo dalla testa. Ecco, così va un... Siccome certo, anche così è no... Ho preso fuoco vicino alla benzina. Via. Ragazzi, ma è il delirio più totale. Ho fatto Bailam, tra l'altro, senza manco sapere. È una cosa bellissima. Rovina il tuo patrimonio culturale. Come dovrei fare? È stata una cosa fantastica, ragazzi. Lasciatemelo dire. Ma poi... Ah! Ok. Fatemi salire. Va bene, mi sa che da qui non andremo da nessuna parte. Mamma mia, non riuscirò mai a salire là sopra. A meno che non posso salire dalla gru stessa. Posso salire dalla gru stessa? No! Aspetta, ci riprovo. Come non detto. Va bene. Lascerò perdere la gru. Quindi devo abbandonare i miei sogni. Ma devo rovinare il mio patrimonio culturale. Ma la domanda sorge spontanea. Come? Wow, ragazzi, qui c'è un tapirulan. E che famo? Non ci andiamo. Tutto c'è follia pura. Cosa cazzo è successo? Ma posso entrare in casa? Permesso, salve. Era ora di pranzo? Posso accomodarmi? Grazie. Scusate, non era mia intenzione. Volevo soltanto mangiare una sedia. Ecco, me la porto via. Vi ho distrutto casa, ma non... Non fa niente, pagherà la mia assicurazione per me. Va bene, va benissimo, vero? Certo, va benissimo. Ok, adesso vado. Vado. Faccio che andare, va. Faccio che andare, che mi sa che è meglio.
Low gravity? What the fuck? Che fa una capra? Non ci va il low gravity test? Certo che ci va. Posso entrare? Infrazione e irruzione, perché noi siamo delle capre ribelli, ragazzi. Fatemi entrare, fatemi vedere un po' che cosa succede qua dentro. Oh, ma che cosa figherrima, ragazzi. Perché ci sono delle palle giganti qua dentro? Wow, 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 wow. Aspetta, aspetta, c'è sta la cosa qua che spara più aria. Aspetta che ci sparano fuori. Oddio, che cazzo sta... Oddio, che... oddio. Non è che sto coso mi fa fettine, no? Come bello andare in giro, come... Aia. Mi butto! Aia. Che bot che vu pres. Salve, buon uomo. Ha qualcosa da ridire? Allora lei verrà con me. Ecco. Deve venire con me, mi dispiace. Ma se lo mettiamo per strada? Una cosa brutta, immagino, da fare, vero? Non vorrei vedere i risultati, ma... credo proprio che lo farò. Non mi dica che dopo questo è ancora vivo. È pura follia. Cosa c'è qua dentro? Cos'è sta roba che... Oh, ma ci sono anche dei collezionabili. Ma è una cosa fantastica questa, epica. Aia. Ma questo... che belli trambolini. Ma che belli trambolini. Che belli trambolini. Sì, ma non fanno saltare un cazzo. Questo cosa fa, scusa? Sono curiosa. Iniziare la prova a tempo. Fai quanti più punti possibili in 60 secondi. Ci proviamo, assolutamente. Tira una testata. Ah, col tasto sinistro. Oddio, adesso ho scoperto pure come tirare le testate, ragazzi. Mo è la fine. È la fine, è la fine per tutti voi. Accidentaccio, minchia. Fantastica. Ma perché esplode tutto? Ammazza! Oddio, un'altra capretta. No, le caprette le lascio stare. A te invece ti tiro una capocciata che te la ricorderai per sempre. Via! Pure da voi, via! Ecco, lei è rimasta imperturbabile. Ecco, vediamo se adesso rimane imperturbabile. Accidenti. Ok, va bene, dai, va benissimo. Direi che il punteggio non è male. Ok, buongiorno. L'alimentari, permesso? Volevo prendere un paio di cosette, ma sa com'è? Sa come vanno queste cose, no? Quando le capre entrano nei negozi, succedono un po' di casini, perché si mettono a tirare testate a tutto e a tutti, no? Presente, ecco. Vede? Per esempio, è più forte di me, le devo devastare il negozio. Mi dispiace, è andata così quest'oggi, ma come al solito, poi... ripagherà tutta la mia assicurazione, non si preoccupi assolutamente. Arrivederci e grazie. Allora ragazzi, essendo questo il video random del sabato, ovviamente dura poco, quindi ci fermiamo qui. Era semplicemente per cazzeggiare un po', e penso proprio che questo sia il gioco più adatto al cazzeggio. Mi sembra di aver capito che ci siano anche vari tipo DLC o espansioni o robe simili di questo gioco. Se mai ragazzi doveste avere qualcosa da consigliare riguardo God Simulator, potete farlo ovviamente qua sotto in commento. Devo dire di essermi divertita comunque, perché veramente te fa giocare in maniera spensierata e vivi delle situazioni talmente assurde che te fanno anche ride. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un bacio a tutti ragazzi da Giochirina, ciao.